Le prime donne si fanno sempre attendere, eh? Abbiate pazienza. Signori e signori, Linus e Giuseppe Cruciani. Ciao. Allora, benvenuti a tutti. Sono molto felice di essere qui in mezzo a due mostri sacri della radio. Due uomini che vivono per la radio, che hanno fatto la radio, che non sono solo speaker radiofonici, ma sono autori delle loro trasmissioni. Linus, come sapete bene tutti, è anche direttore artistico della sua radio. Sono persone che hanno lavorato in televisione, che conoscono quindi anche quel linguaggio lì, che portano la loro radio in televisione. Giuseppe anche ha fatto tanta televisione e sono entrambi, hanno tantissime cose in comune, poi le vedremo nel corso del nostro incontro. Entrambi lavorano in coppia. Nicola Savino lavora con Linus e David Parenzo con Giuseppe Cruciani. Da tanto tempo. Allora, io la prima cosa che voglio sapere, sono molto curiosa, è come si fa a non logorare una coppia? Beh, si fa facendo come fanno tante coppie molto moderne, cioè facendo la coppia aperta. Io e Nicola abbiamo un rapporto molto intimo per 4 ore al giorno, diciamo un'ora e mezza prima del programma e mezz'ora dopo che il programma è finito. Dopodiché io non voglio sapere quello che fa lui nel resto della giornata e lui non è interessato evidentemente a quello che faccio io, ma addirittura lui non è come se avessimo una specie di patto di non belligeranza, no? Per cui io comunque non gli dico mai quello che penso di quello che fa in televisione, forse lui sa che sotto sotto non è il genere di televisione che mi piacerebbe, quindi non me lo chiede e io non glielo dico. Insomma, è come se avessimo due sfere completamente differenti, quella che ci vede insieme e quella che ci vede separati. Grazie a questo, devo dire, da tanti anni conviviamo. L'indipendenza nella vita privata e invece la totale fusione nel mondo professionale. Mi sembra che più o meno sia un po' la storia del rapporto tra Cruciani e Parenzo, o sbaglio? Sì, diciamo che si avvicina, è molto più complicato avere a che fare con una fidanzata. No, è molto più complicato avere a che fare con un partner radiofonico piuttosto che con una compagna, con una fidanzata, perché in fondo con la fidanzata, con una compagna, con un'amica, diciamo compagna e fidanzata, ti puoi un po' permettere di tutto, o comunque poi hai anche più tempo per dire le cose, e meno remore forse. Invece con David, insomma, con un partner radiofonico hai magari il timore di qualche volta di, no, di renderlo, di irritarlo, e dunque chissà il giorno dopo com'è, qualche cosa non la dici. Diciamo che io dico quasi tutto, per cui non faccio testo. Però è un rapporto mio che ha avuto alti e bassi, dei momenti molto alti di grande condivisione anche della vita fuori, che per me invece è abbastanza importante, e momenti in cui le nostre vite si sono separate da un punto di vista, come dire, di interessi personali, anche di vite private, ed è stato un momento complicato. Però poi quando c'è qualcosa che ti lega, riprendi sempre il filo. È molto complicato tenere tanti anni con una persona, è molto più complicato tenere con una persona in radio, ripeto, che con una persona nella vita privata. Io faccio veramente fatica qualche volta, perché sono una persona molto egoista, sono una persona che pretende il 100% dalle persone, c'è quello che non faccio io, vorrei che lo facessero gli altri, e sono uno che vive per la radio e magari non posso sopportare una persona che non vive la radio come la vivo io. Questo è un po' il problema. Tutte e due avete avuto un approccio con la televisione, ma è vero quindi il detto che video kill the radio star? Perché i successi, diciamo le soddisfazioni che avete ricevuto dalla radio sono state sicuramente più grandi di quelli che avete ricevuto dalla TV. Perché? Sì, per motivi diversi. Adesso io faccio parte di una generazione che è quella dei Gerry Scotti, dei Fiorello, dei Jovanotti, dei Bonolis, dei Fazio. A un certo punto loro, che arrivavano tutti dalla radio, hanno decisamente deciso di puntare sulla televisione. E per fare la televisione devi fare tutta una serie di scelte e di percorsi che spesso sono fatti anche di compromessi, no? Non è che in televisione subito ti fanno fare Sanremo, prima devi fare magari qualcosa che non è esattamente in linea con le tue aspirazioni, con i tuoi sogni.
Io in quel momento, quando avrei potuto anch'io tentare quella strada, mi sono trovato a diventare direttore della radio e a quel punto mi sono talmente riempito la vita di questo lavoro che la televisione è passata in secondo piano e in più questa vita così piena mi ha permesso tutte le volte che mi proponevano di fare queste famose cose un po' interlocutorie con le quali in televisione ti devi sporcare le mani, di dire ma a me che me ne frega, non c'ho bisogno, non lo faccio, non mi piace. Ne ho fatta un po' di televisione, ne ho fatta un po' l'anno scorso, 2 anni fa su Rai 2 con un programma di seconda serata dal costo praticamente inesistente e anche dal risultato se vogliamo inesistente, ma con anche un minimo di dignità. Più o meno abbiamo avuto lo stesso risultato in termini di share. Però che a me è servito per chiarirmi un dubbio, no? Prima che fosse troppo tardi, cioè se avessi voluto sarei stato capace, perché poi ti rimane sempre questa cosa, non è facile dire non l'ho fatta perché non mi è capitata, non l'ho fatta perché non ci avevo voglia, sì se te l'avessero chiesta sarei stato capace, ecco io ho provato a farla, secondo me era anche fatta bene e quindi ora posso anche morire in pace. Io che vuoi che ti dica, io forse non ci ho nemmeno provato. Ho fatto la televisione, diciamo, in tanti modi. Prima di fare quell'unica puntata di Radio Belva avevo fatto una non televisione, tutto molto registrato. Ho fatto l'ospite per alcuni anni, un ruolo in cui forse mi trovo bene solo adesso quando vado da Pierluigi Pardo, al mio amico Pardo, a parlare di calcio. Dopo tanti anni riesco ogni tanto a fare l'ospite, meglio di quanto non lo faccia di solito. Però dopo tanti anni sono riuscito a capire come fare l'ospite in un certo modo. Condurre un programma, insomma, è stato tutto un po' sbagliato e straordinario nello stesso tempo, perché è stato tutto talmente caotico e talmente disorganizzato, come caotica e disorganizzata è un po' la mia vita, che in realtà forse era l'unico modo di farlo. Io ricorderò quella sera per tutta la mia vita perché mi sono divertito moltissimo. Quello che è successo dopo l'ho vissuto meno tragicamente rispetto a... Stiamo parlando di Radio Belva. Sì, di Radio Belva l'ho vissuto meno tragicamente rispetto a David, perché forse... Per me la televisione è stata sempre un qualcosa da sperimentare e da provare piuttosto che il lavoro principale, per cui mi sono fatto scivolare molte cose addosso e per me resta un momento straordinario perché mi sono divertito e ripeto, era tutto talmente caotico da risultare quasi cult alla fine, come è per molti, cioè per molti, per qualche decina di migliaia di persone. E la vera cosa è quella che ha detto Linus prima, cioè se uno a un certo punto capisce di saper fare bene una cosa... Fare due cose molto impegnative insieme è complicato, è molto complicato. Io non ci riesco, non sono così multitasking, non ho il cervello, il tempo, ho altre cose nella vita, per cui mi sarei dovuto dedicare anima e corpo 15 ore al giorno a fare televisione in prima serata e radio insieme, e io credo che la radio ci avrebbe rimesso alla fine, per come è andata la storia mia con Mediaset, che è l'ultima cosa diciamo, di cui si può parlare, al di là del piccolo programma che ho fatto con Sky, secondo me alla fine è andata quasi bene. Ma si può portare la radio in TV? No, è uno dei grandi errori questi che ogni tanto si fanno, no? Nel senso che quando tu porti la radio in televisione, comunque stai portandoci la televisione. Io faccio un programma radiofonico che va in televisione, ma è un atteggiamento un po' differente, nel senso che a grandi linee è come quando una televisione riprende una partita di calcio. Quelli che stanno giocando a calcio giocherebbero a calcio comunque, gli spettatori farebbero comunque gli spettatori. La televisione fa diventare questo evento un evento televisivo, ma esisterebbe comunque anche senza la televisione. Noi facciamo un programma radiofonico facendo un programma radiofonico, dimenticandoci del fatto che ci sono le telecamere, magari subendolo un pochino perché un po' di ansia, un po' di nervosismo negli intervalli, no? Tieni la schiena dritta, non dire le parolacce, poi le dici lo stesso, oppure ti viene voglia di parlare male di Cruciani, ma sai che c'è il rischio che ti stanno riprendendo. E allora c'è sempre la frase, siamo in onda? No. Oh, mai visto che Giuseppe ieri ha fatto questa cosa? No, a parte gli scherzi. È molto stressante avere le telecamere che ci riprendono, nel nostro caso al mattino. Però quello che va in onda non è televisione, è un programma radiofonico ripreso. In qualche occasione qualcuno ha provato a portare la radio in televisione e secondo me è una commistione sbagliata, perché comunque una volta che vai in televisione o ci vai appunto deciso, io una quindicina d'anni fa, la maggior parte di voi non erano neanche nati, più o meno, ho avuto una grande chance in televisione, quando ancora a Italia 1 c'era voglia di provare a fare qualcosa, era il 97-98 grosso modo, Giorgio Gori era il direttore del canale e ci chiese di fare la domenica pomeriggio e noi
ci inventammo un programma che si chiama Volevo salutare, che secondo me è un titolo meraviglioso perché è l'intercalare che tutti i disc jockey radiofonici hanno usato almeno una volta, no? Volevo salutare quelli che ho incontrato ieri a Perugia nella sala dei notari, è proprio la partenza classica. Se qualcuno lo dice adesso a Radio DJ lo bastoni con la, no, con, no, sì, lo la dico... nerchia quella... no. Però c'era tanta roba dentro quel programma, tanta materia umana, tanti personaggi interessanti, ma l'errore drammatico era che in studio abbiamo ricostruito uno studio radiofonico finto, fatto apposta per la televisione, e quello fu lo sbaglio più grande ed è un grande rimpianto, perché poteva essere una bella occasione la domenica pomeriggio su Italia 1. Però ecco, quando qualunque cosa va in televisione diventa televisione. La zanzara in TV perché non ha funzionato secondo te? Ma non è che non ha funzionato, la zanzara in televisione, abbiamo fatto un piccolo esperimento, la nascita, pochi mesi dopo la nascita di un canale All News che era TGCom 24, hanno, io non so come siano andati gli accordi tra le aziende, adesso qui mi dovrei mettere a parlare male delle persone, no, vabbè, anche no. Come faccio di solito, però, cioè, però non mi voglio mettere nei guai, mi metto sempre nei guai, posso anche evitare. E guai. Cioè, misero una telecamera morta lì, una sola telecamera pure sbagliata all'inizio con un'angolazione tutta strana, poi hanno detto però gli ascolti non è che siano molto superiori, beh ho capito, però cioè, avete messo una telecamera, una piccola telecamera che mi riprendeva anche male, e ovviamente solo a Milano e non a Roma dove magari c'era David, però vabbè, io non ci facevo caso, forse il fatto che non ci facevo caso a un certo punto convinse i dirigenti di Mediaset che il prodotto non era più controllabile dal punto di vista editoriale, che uscivano fuori delle cose che loro non erano gradite, e posero fine a questo esperimento, che era un esperimento e dunque non ha avuto nessun rimpianto, però io credo che la radio in televisione semplicemente non esista, cioè esiste per il web e è stato un passo che ha fatto la radio negli ultimi anni, che è quello di mettere le webcam e tutto quello che volete. Io ho passato anche dei guai per l'esistenza della webcam quando una famosa transessuale italiana, che adesso però viene invitata Porta a Porta, dunque ho avuto una piccola soddisfazione, si posò nuda alla webcam durante una puntata della Zanzara, però adesso che è stata invitata da Vespa anche quella mia puntata con la signora F. Ball può essere rivalutata, però insomma io credo che insomma, semplicemente la radio in televisione non esista, esistono le webcam che è un'altra cosa, che è un modo per l'ascoltatore, per un affezionato di una trasmissione, per vedere i suoi protagonisti, i conduttori, va bene, la radio è cambiata, non esiste più il mistero, il conduttore che non si vede in faccia, l'abbiamo accettato tutti da anni. Il linguaggio che voi usate, esistono ancora delle barriere tra l'informazione e l'intrattenimento? Mi sembra che tutte e due nelle vostre esperienze le avete abbattute nelle vostre trasmissioni. Sì, anche se arriviamo da percorsi differenti, io anzi mi sento un po' un estraneo in tre giorni come questa, nel senso che... ho da qualche parte il tesserino da giornalista che 20 anni fa fatto. Da pubblicista? Pubblicista, ma l'ho fatto soltanto per avere lo sconto in autostrada, per entrare allo stadio e per pagare meno sul treno. Dopodiché sono decaduti anche questi vantaggi e quindi non ho più rinnovato la quota. Per cui io non sono realmente un giornalista, anche se magari la mia curiosità professionale mi può imparentare. Io sono arrivato a fare un tipo di radio... partendo dalla radio più leggera, no? Che è quella delle radio musicali, delle radio private degli anni 70 e 80, poi crescendo, ahimè, anche dal punto di vista anagrafico, ho aggiunto un po' di contenuti e questo mi ha permesso adesso di aver trovato, come dire, un equilibrio fra quello che ero e quello che sono diventato e quello che spero ancora di essere. Le radio di oggi hanno questo di nuovo, secondo me la grande novità delle radio di adesso è proprio questo, che i programmi di maggior successo degli ultimi 5 anni sono programmi in cui la personalità di chi è davanti al microfono è infinitamente più importante della musica che viene suonata, ed è proprio un cambiamento epocale questo, vale nel mio piccolo per il mio programma, vale in grande per il programma di Giuseppe, vale anche per programmi magari lontani dai nostri gusti ma comunque sempre di grande successo, che ne so, lo Zodi 105 o altri programmi simili. È come se la gente nella radio cercasse o la tappezzeria e quindi le grandi radio di flusso che non danno fastidio e non ti accorgi di niente di quello di cui stanno parlando, infatti non parlano di niente, oppure cerchi fortemente qualcuno, diciamo, con il quale allearti o a volte addirittura con il quale scontrarti, però sono qualcuno che ti faccia sentire vivo nel momento in cui l'ascolti. Ma sì, io francamente ho sempre avuto una grande difficoltà a classificarmi in un certo modo, sì è vero, faccio il giornalista dal punto di vista formale, dal punto di vista contrattuale, la cosa ogni tanto mi provoca qualche problema, perché il 99,9%, per non dire il 100% di tutte le questioni che riguardano la corporazione, i sindacati e tutti mi fanno orrore, per cui
ho sempre pensato al momento più opportuno per scappare via da questa, non è che la consideri una prigione, perché ha anche i suoi vantaggi ovviamente, però la distinzione tra me e Linus francamente io non la vedo più, cioè ci poteva essere 10 anni fa anche con personaggi diversi, non necessariamente noi, però io che ascolto il suo programma come altri, che cosa c'è che non è informazione in un programma come DJ Chiama Italia o un altro programma diciamo simile nella struttura, con due persone che parlano di attualità, di problemi della società, di quello che succede nel mondo del calcio come dell'intrattenimento. L'altro giorno sentivo che parlavate della questione delle Femen di Draghi, cioè a DJ Chiama Italia si parla anche in maniera ovviamente non analitica, ma nemmeno io lo faccio, dell'irruzione della Femen da Draghi, cioè durante una trasmissione del genere è informazione quella là, no? Perché poi c'erano i punti di vista suoi, di Nicola, eccetera eccetera, per cui io francamente una distinzione non ce la vedo. Esiste questa distinzione contrattuale, formale, tu fai il giornalista, lui non fa il giornalista, fa l'artista. E vabbè, teniamocela, finché ci sarà questa distinzione contrattuale ce la terremo. Però francamente fare una distinzione tra che cosa è intrattenimento e cosa è informazione, io non... È la solita discussione che un tempo fa verteva su Barbara D'Urso, cioè sempre lei al centro della cosa, no? Di questa distinzione. Che cos'è? Intrattenimento o informazione? È una giornalista o non è una giornalista? Per me è un discorso ridicolo, io l'ho detto più volte, ma non per difendere la D'Urso. Non me infotainment, no? Ma sì, ma anche questa cosa di infotainment, che vuol dire? Cioè, cioè intervistare come ha fatto, che ne so, un personaggio del mondo dello spettacolo in modo leggero, che cos'è? Infotainment, che cos'è? Cioè, oppure fare un'intervista a un politico, dipende pure come lo intervisti il politico, allora, qualche volta l'intervista al politico diventa intrattenimento e qualche volta invece l'intervista a un personaggio dello spettacolo è grande informazione, per cui non francamente una distinzione che non accetto più. Invece Linus, in una recente intervista tu hai detto una cosa che mi ha molto colpito, che il format proprio di Radio DJ per te non è caratterizzato abbastanza come dovrebbe essere, nel senso che ogni 2 ore tu hai detto uno deve andare via o restare. Sì, beh, era un'analisi legata a questa anche, sai, nei miei compiti c'è anche quello di tenere insieme tutto la galassia di Radio DJ, no? Io faccio 2 lavori, mi diverto alla mattina e mi rompo le palle al pomeriggio, faccio l'artista fino a mezzogiorno e faccio il bidello da mezzogiorno in poi. Dico il bidello perché è come se avessi a che fare con un gruppo di ragazzini che vogliono le merendine, questo sono gli artisti in generale, me compreso quando faccio l'artista. Saranno contenti? Ah, ma anche tu sei così e anch'io sono così quando sono artista. Perché ognuno vuole la migliore merendina, e ognuno vuole il posto in prima fila, ognuno vuole fare il proprio show. Ed è difficile riuscire a fare un prodotto che poi complessivamente sia competitivo nei confronti magari della concorrenza, che invece in termini di numeri globali, facendo un prodotto più omogeneo, porta meno la gente a cambiare sintonia, no? Cioè tu stai dicendo che, non so, la radio come RTL fanno un prodotto più omogeneo. Se tu ascolti RTL alle 9 di mattina, probabilmente ci puoi rimanere attaccato fino alle 5 del pomeriggio e non ti accorgi che è cambiato qualcosa, perché i disc jockey, la musica, i programmi variano di pochissimo. È una scelta voluta questa, no? Lo stesso accade per RTL, per RDS, sì, per Radio Italia, insomma la maggior parte delle radio italiane. Nel nostro caso, facendo una radio anche musicale, anzi soprattutto musicale, non a caso ci chiamiamo ancora Radio DJ, ma con tanti personaggi, molto spesso anche molto differenti fra di loro, è come se ogni 2 ore costringessimo l'ascoltatore a fare una scelta. L'esempio proprio è, non so, il Trio Medusa, che ha un intrattenimento molto leggero, romanesco, sull'attualità, l'informazione, però molto la. Alle 9 finiscono e arriva Fabio Volo, che c'ha la moglie islandese, che legge le poesie, che ti deve far sentire il pezzo dal film alternativo, no? Poi finisce Fabio Volo e arriviamo io e Nicola che fa le puzzette. Poi finiamo noi e c'è Cattelan, che è invece quello fighetto di Sky. Finisce Cattelan, che è il fighetto, e arriva Ciao Belli, che è un altro programma molto sguaiato. Finisce Ciao Belli e comincia mio fratello, che pa, IDM, musica elettronica. Vabbè, questo non ti piace? Cioè, non è che non mi piace, mi piace, ma mi rendo conto che sia anche un po' pericoloso, ecco, dal punto di vista proprio parlo della squadra. Qui in questo caso non è più l'artista a parlare, ma è l'allenatore, no? È come se tu avessi una squadra fatta di 11 Maradona, fantastico, ma chi cazzo sta in porta, no? Perché poi alla fine comunque è un gioco di squadra, scusa l'espressione. No, prego.
doveva essere lui quello che diceva le parolacce, ragazzi. La prima è scappata a me. Però almeno oggi l'onore del primo cazzo non ce l'ho avuto io, scusate. Questo vorrei che qualcuno lo notasse. Credo che... No, quindi la mia osservazione era riferita a questa, c'era un po' la frustrazione, diciamo, di quello che deve tenere insieme un prodotto che però dal punto di vista complessivo è un po' difficile, nel senso che se tutti i vari Maradona sono al 100%, allora questo scalino continuo non importa, perché tanti ne perdi e tanti ne guadagni, ma se qualche Maradona non è così forte e poi può diventare pericoloso. Però è difficilissimo. È molto difficile. Sì, è la strada peggiore che uno si possa scegliere. Questa. Ma bisogna vedere se uno poi vuole tutti Maradona, perché avere tutti Maradona costa pure un sacco di soldi. Ma, sì, ma al di là di quello, è proprio una questione di sinergie, no? Di simmetrie, di programmi che si susseguono, no? Noi dalle 4 alle 6 abbiamo un programma che è molto rock, molto musicale, poi arriva la Pina con tutto il suo mondo rosa, un po' gay friendly. Radio 24 è ancora più schizofrenica da questo punto di vista, o no? A me piace molto il rapporto che ha Giuseppe con l'informazione che entra nel suo programma, col traffico e con tutto. Sì, però diciamo che La Zanzara non è un programma canonico per una radio come Radio 24. No, rompe gli schemi. Sì, molti dicono che è stata una cosa voluta, in realtà non c'è stato nessun tipo di scelta scientifica o di decisione mia di far diventare un programma in un certo modo. Ho semplicemente, a un certo punto della mia vita, ho capito che ho tirato fuori me stesso e io sono un po' esattamente come sono alla radio, sono nella vita privata, chi mi conosce lo sa, più o meno è così, insomma, non è che fuori mi comporto in maniera diversa o fuori sono una persona naturalmente polemica, sono una persona che ama discutere, che ama ascoltare però... che però vuole dire la sua quasi sempre, che sono abbastanza tollerante. In realtà poi sembra strano questa cosa qua, dice, perché interrompi gli ascoltatori. Quella roba lì è semplicemente per una questione di fluidità, perché dopo un po' io faccio quello che ritengo necessario perché una cosa sia fluida. Io non sopporto più, come lui non sopporta, ma ha un altro ruolo naturalmente rispetto al mio, io posso dire che non sopporto ma poi non succede nulla, lui ha la capacità di decidere. Io credo che a un certo punto uno debba riconoscere che un programma ha bisogno di una collocazione diversa e soprattutto di non avere al suo interno delle interruzioni che in realtà non ne fanno un programma. Io ho un'interruzione a un certo punto di 23 minuti, 24 minuti, dalle 18.55 alle 19.20, e oggettivamente, come Linus sa, è come cambiare, è un mondo che cambia, cioè cambia in quel momento, le persone sono in macchina, possono sintonizzarsi su qualsiasi canale, possono essere appassionati di qualsiasi cosa, perché non è che gli altri dormono nel frattempo gli altri si attrezzano, fanno concorrenza, mettono in piedi programmi, copiano, perché poi copiano. Ma è giusto anche copiare, tutti copiamo, no? Abbiamo preso, ognuno di noi ha preso delle cose, per cui le persone che copiano vanno anche bene, basta ammettere che si copia, insomma. Riferimento casuale. No, alla non gabbia. C'è nessun riferimento, io non faccio riferimento a nessuno perché non so di chi stai parlando e non mi interessa, francamente. Però non parlo solamente di qualcuno che ha fatto sapere di avere avuto risultati più grandi dei nostri, ma parlo in generale di persone che si attrezzano per ottenere dei risultati, ma è legittimo farlo, è assolutamente legittimo. Quello che io chiedo, diciamo, a un palinsesto di una radio è di reagire a questa roba qua, cioè di fronte a una sfida bisogna, in generale una sfida complessiva, io dico, di concorrenti che copiano, non copiano, sono più bravi, sono meno bravi, quello è un giudizio che non è riferibile solamente al numero di ascoltatori come Salinus, perché se uno si riferisce a quello possiamo fare mille ragionamenti, si riferisce a tante cose. Bisogna che l'azienda in cui uno lavora si attrezzi per reagire a questa cosa qui. Se uno è inerme, allora uno si incazza. Io mi incazzo solamente, lui cerca di provvedere. Parliamo proprio del rapporto con l'editore. Qua ci sono tanti giovani, quindi secondo me questa è una domanda che interessa molto. Quanta libertà avete? Quanti paletti dovete superare? Guarda, io l'ho detto mille volte, sono da questo punto di vista credo la persona più fortunata dell'universo. Nel senso che io mi sono trovato 21 ormai quasi, ad essere di colpo direttore di una radio nella quale ero semplicemente un disc jockey, no? Cecchetto, che era il proprietario, poi era diventato il direttore artistico, per motivi suoi se ne andò,
e automaticamente mi hanno promosso a direttore semplicemente per una questione di affidabilità, di anzianità, non lo so. In questi 20 anni da parte del mio editore non è mai arrivata nessun tipo di indicazione, è chiaro che quello che mi chiedono sono i risultati finali. La mia fortuna è che il mio editore ha altre cose a cui pensare. L'universo radiofonico lo conosce molto molto poco, e peraltro quella fetta di universo radiofonico che fa capo a me è in questo momento nella galassia del mio editore la parte più pregiata, l'unica parte che veramente non ha problemi e che anzi continua a generare utili. Quindi perché dovrebbero, come dire, mettere in discussione, modificare o intervenire su quello che noi facciamo? Per cui questa è una grande fortuna di cui io ogni tanto magari mi dimentico, no? Perché ci si dimentica di tutto, ogni tanto magari faccio un po' l'isterica, basta, sono stufo, non voglio più fare questo lavoro, basta, non ne posso più. Poi quando ritorno in me, ritorno lucido, mi rendo conto invece di essere comunque un privilegiato, sia nel fare un programma radiofonico come quello che faccio, sia nell'avere la totale libertà. E se io a settembre volessi rovesciare come un guanto Radio DJ, nonostante sia una radio che tuttora porta un fatturato eccezionale, siamo comunque la radio che ha ampiamente il fatturato più alto rispetto a tutti gli altri network italiani, io lo potrei fare e nessuno mi direbbe assolutamente nulla. Poi chiaramente sanno che sono una persona equilibrata e quindi comunque se anche lo dovessi fare, questo è legato a un motivo. Per cui da parte mia il rapporto con l'editore è un rapporto privilegiato, però credo che sia veramente una circostanza quasi fortuita. No, gli altri editori radiofonici, specialmente quelli dei principali network, sono invece di una specie completamente opposta. Sentiamo lui. Lui appartiene a una categoria ancora diversa, perché le prime radio, RTL, RDS, Radio Italia, 105, fanno ancora capo a un padre padrone, cioè c'è una figura che ha fondato queste radio, che ne è ancora la proprietaria e che non soltanto ne è la proprietaria, ma ne è praticamente ancora il direttore artistico. Magari ha messo una persona in questo ruolo, ma di fatto poi le scelte le fa lui, no? Proprio come se fosse il padrone di un ristorante che ha messo un direttore, ma decide ancora lui il menù. Ci sono poi alcune radio che sono nate negli ultimi 10 anni, che ne so, R101 che è del gruppo Mondadori, piuttosto che Radio 24 che è del Sole 24 Ore, dove c'è invece una struttura più classica, più professionale e forse più complicata a questo punto. Insomma. No, ma complicata no. Io in teoria sarei la persona che ha più vincoli del mondo, perché il mio editore sono gli industriali italiani, no? Allora uno dice, cavolo, non puoi dire nulla, ma lasciamo perdere il linguaggio, i temi, eccetera. E in realtà anch'io mi sono trovato in una posizione fortunata. La posizione fortunata è quella che, primo, Confindustria è un qualcosa di pulviscolare, cioè Confindustria non c'ha un vero e proprio padrone, sono tanti padroni, tanti industriali che ogni tanto scelgono un presidente, un amministratore delegato, e dunque ci sono un po' le dinamiche, li stai sulle palle, non li stai sulle palle, però questo vale per chi, il fatto, la questione relazionale, avere relazioni buone con il capo, con l'amministratore delegato, con il presidente, eccetera, vale per chi non è capace. Cioè vale per chi non porta risultati, vale per quelli che tanto resteranno sempre, che devono vivere ovviamente, non è che sto dicendo che devono scomparire, per chi non ha l'obbligo di portare un risultato. Ecco, per tanti anni da noi è stato così, cioè non c'era l'obbligo di portare un risultato. Poi a un certo punto c'è qualcuno che ha portato più risultati, il sottoscritto, e allora mi sono conquistato la libertà di parola, anche la libertà di essere ogni tanto scurrile, la libertà di fare gli scherzi e di arrivare a mettere in discussione la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, i governi, i ministri, eccetera. Questa libertà me la sono conquistata con gli ascolti. E questa è una cosa di cui vado fiero. Non senza reazioni, o sbaglio? No, con reazioni ovviamente, ma devo dire che siccome era una libertà che mi sono conquistato con i risultati, perché nonostante tutto, alti, bassi, eccetera, i risultati della mia trasmissione sono sempre stati a livello di share i più alti di tutta la radio da circa 8 anni, a livello di share, i più alti da 8 anni, su Radio 24, poi si possono fare tanti altri discorsi con le altre radio. Io questa libertà me la sono conquistata, è evidente che non è una libertà totale, cioè io a un certo punto gli scherzi, che è la cosa più delicata che è successa, non solo quella, ma insomma li facevo e non dicevo a nessuno che li mandavo in onda, per farvi capire quanto in realtà il potere di un direttore, eccetera, con la radio è quasi zero.
A un certo punto, quando hanno capito che la cosa diventava pesante, c'è tutta una procedura un po' più complicata dal punto di vista della messa in onda, però no, questo non ha impedito di mettere in onda Scherzi anche col Papa, con proteste, Casini lo stesso, vendo la barca e tutto quello che sappiamo, con cause in tribunale che ancora sono in corso. Però detto questo, abbiamo vinto quasi tutto, adesso. Però quasi tutto, però quello che non abbiamo vinto è perché ancora non c'è stato un giudizio. Però devo dire che anch'io sono fortunato da questo punto di vista. Mi confronto con un'altra realtà, ma una realtà che ha sempre a che fare col successo. Ripeto, se uno porta risultati, si può permettere quasi tutto, e io mi sono permesso veramente tanto. Cioè, quello è fondamentale. Non è l'unica cosa, è ovvio che se io un giorno dico che Squinzi va a fare le marchette la notte a mezzanotte dietro lo stabilimento della Mapei, così anche per scherzare, forse qualche problema ce l'ho, questo non c'è. Sai dubbio. Che tra poco sarà su tutti i blog questa, sarà dappertutto questa battuta tra poco, no? Ma non, no, però sono d'accordo con Giuseppe, nel senso che anche nel mio caso, nonostante appunto il mio gruppo editoriale, cioè, se i risultati della tua radio a un certo punto crollano, assolutamente, c'è qualcuno che ti dice: Carolinus, forse a quel punto mette bocca pure sulle scelte, certo, che fa. Anzi, io ho un aneddoto che ho raccontato diverse volte, forse l'avrai letto anche in quell'intervista oppure era un'altra. Nel 2000, dopo 5 anni che io ero il direttore della radio, avevo preso un po' più confidenza con il mio lavoro e ho cambiato la radio in maniera decisa rispetto a quella che avevo ereditato ed ho, diciamo, costruito quella che sentite ancora adesso. Ho introdotto la seconda voce, Nicola con me e altri con altri, insomma. Chiaramente questo cambiamento ha un po' spiazzato gli ascoltatori e abbiamo avuto una stagione un po' interlocutoria, in un momento in cui invece la concorrenza stava cominciando a prendere un po' di terreno. Noi che partivamo da un ascolto intorno ai 4 milioni e mezzo, 5 milioni, per 2 o 3 tranche consecutive abbiamo continuato a perdere, finché secondo trimestre del 1999 scendiamo per la prima volta, unica volta nella storia, sotto i 4 milioni, 3 milioni 975, una cosa così. Il mio amministratore di allora, Marco Benedetto, che per me era una specie di padre, anche se era un padre padrone di quelli un po' lataviani, insomma molto cattivo, ma al tempo stesso quello che mi ha dato più fiducia, mi ha mandato un biglietto che ricorderò per sempre. Sai quei biglietti bianchi con il nome e cognome scritto in un angolo che poi vengono siglati con una barretta e scritto con la stilografica: stiamo rotolando come una biglia su un piano inclinato. Cosa intendi fare, Marco? Cosa ho fatto? Niente. Nel senso che io ho continuato a fare quello in cui credevo, quello che ero convinto fosse giusto. E dopo un anno quei 3 milioni 975, per una serie di motivi, forse anche culo, sono diventati quasi 6 milioni. Abbiamo guadagnato il 50% nel giro di un anno. Quindi io credo che si debba credere molto forte, molto fino in fondo in quello che si sta facendo, esserne molto convinti, tenere duro finché le cose non funzionano, però appunto la libertà è figlia di questo, cioè la mia forza è la mia forza, finché io vado bene nessuno mi rompe le scatole. Poi bisogna fare, ogni tanto c'è la via di giudicare. Non lo so, si sente, pronto? Adesso si sente. Cioè, per un periodo la radio si è avuto 2 anni, credo, Linus, se non sbaglio, 2 anni senza rilevazioni. Sì, 2 anni e mezzo. È stato un periodo fantastico, cioè è stato un periodo strepitoso, forse un po' meno per chi deve fare investimenti pubblicitari, credo che, però quelli facevano lo stesso, quindi. Esatto, nessuno ne ha sofferto, diciamo. Non è che i pubblicitari non investivano perché dicono non sappiamo quanto è, si basavano più o meno su quello che c'era prima e su alcune ricerche private che si facevano, che le aziende facevano fare. E per cui c'è la fissazione adesso di giudicare un prodotto dopo 6 mesi. Ecco, giudicare un prodotto radiofonico, mentre in televisione si può anche giudicare, cioè giudicare un prodotto alla radio dopo 6 mesi è una follia. Cioè, secondo me anche dopo un anno un prodotto radiofonico deve essere... Io mi ricordo che il passaggio di Fiorello da Radio DJ a Radio 2 ha avuto un momento di ascolti che era non buono per Radio 2 rispetto a Radio DJ, ma perché i passaggi, ma parlo anche in genere di trasmissioni nuove o prodotti nuovi che si mettono dentro, hanno bisogno in una radio nuova di un periodo in cui uno deve credere fortemente a un prodotto e magari all'inizio hai risultati che non sono pienamente soddisfacenti.
Ma non è così immediata la cosa, per cui questa fissazione di giudicare, ecco, io dopo 3 mesi t'ho superato, dopo 4 mesi quel quarto d'ora, è importante sempre averli a mente i risultati e vedere il trend, no, di 6 mesi su 6 mesi o 1 anno su 1 anno, quello è chiaro, ma non si può giudicare disastrosa una roba dopo 1 anno, a meno che non succedano delle cose particolari. In TV è peggio. Voi sulla radio? In TV noi abbiamo fatto una sola straordinaria puntata. No, ma la radio poi, sai, ha anche come caratteristica quella della... A parte che l'ascolto viene rilevato tramite una telefonata che è influenzata molto da un ricordo che molto spesso... Lui è non anche ci un crede po'... molto in questo, nei dati. Anch'io non ci... Devo dire la verità, anch'io sono... No, più che altro non ci credo molto e non li ritengo utili per il modo in cui vengono distribuiti, nel senso che... Vabbè, è un discorso un po' tecnico questo, ma se io devo fare un palinsesto a ottobre, perché mi dai a settembre i dati dei 6 mesi precedenti? Mi li devi dare a giugno nel momento in cui io posso decidere, ma questa è un'altra cosa. La radio è fatta tanto di, come dire, sicurezza, è fatta tanto di certezze. La gente sa che alle 10 del mattino io comincio il mio programma. Se questa abitudine io gliela cambio... È un po' complicata da gestire, perché probabilmente il ricordo rimane, ma poi rimane anche deluso, no? E quindi prima di ricreare un'altra abitudine d'ascolto, il vero dramma, sai qual è? Riuscire a capire di smettere un attimo prima che la gente si sia stancata. Però questo è così. E come si fa, scusa? È per quello che ci sono quelli come me. No, perché tu hai dato proprio una data precisa, io ho letto. Dovete fare l'applauso qua, perché ragazzi... Qui il pavone, no, scherzo, però... Hai dato una data, io ho letto da qualche parte che tu hai, diciamo, una data di uscita. Sì, come capirete sono un po' in un periodo di ebollizione. Io 2 anni fa già avrei voluto smettere, perché non voglio finire sfumando, come si dice. Io sono un po' vanitoso e quindi mi piace smettere ancora all'apice. Allora 2 anni fa già pensavo che forse poteva essere il momento di lasciare, poi però ho fatto il famoso ragionamento di prima: ma dove cazzo vai? Ma perché? Ma sei scemo? E quindi mi sono fatto convincere e ho firmato. Sono 2 cazzi già. No, che tanto per... Oggi sei caduto nell'acqua santa comunque. Ma no, ragazzi, ma pure questa è una cosa ridicola. Perché poi l'Italia è fatta di etichette, di cose, no? Quello è fascista, quell'altro è comunista, quell'altro è berlusconiano, quell'altro è destra, adesso c'è l'etichetta che mi incasellano nella cosa parolaccia. Ma in realtà non è così. Cioè è una stupidaggine colossale. Dirò 2 cazzi a trasmissione quando capita. E anche basta, tre. Punto. Anche ma no, tre. Ma è una. Poi non mi frega nemmeno di smentirla questa cosa, perché non ho mai smentito le cose che dicevano su di me dal punto di vista politico. Figuriamoci se mi metto a smentire questa baggianata colossale. Cioè, mi mettano dentro questa casella e chi se ne frega. Cioè, vabbè, ma insomma, scusate. Voglio dire, adesso 40 anni, alla data di uscita. Prossimo di anno 40 anni in radio. Sì, ma ragazzi, 40 anni. Oggi, 18 aprile, parte il compleanno di mia moglie, che vi prego di festeggiare, la santa. Beh, diciamo che avendola sottoposta a questa tortura, devo dire che l'amore deve essere, insomma... Povera. Oggi sono anche 39 anni che io faccio la radio, perché giuro, il 18 aprile del 76 io ho fatto la mia prima trasmissione radiofonica. L'anno prossimo saranno 40 anni. Non so se i progetti per il futuro si possono fare a questo punto, no? Ma no, io non ho mai fatto progetti per il futuro, guarda, nonostante io passi per uno molto concreto, molto pianificato, molto organizzato, molto preciso, e lo sono, non ho mai guardato al futuro nel senso fra 1 anno, 2 anni, 3 anni, perché è un modo per rimanerci male. Io credo che il futuro possa essere al massimo fra 3 mesi, fra 6 mesi. Il mio futuro è la prossima stagione della radio. Sì, è vero, ho firmato un contratto per 5 anni ancora, quindi fino al 2018, ma mi serve per darmi un po', come dire, di equilibrio, no? Per dare un po' di sicurezza, per obbligarmi a stare un po' fermo, perché nonostante l'aria del... Ma c'è qualcosa che ti piacerebbe fare? Non so, dovessi descrivere... La tua trasmissione radiofonica ideale, cioè come, che ne so, magari in coppia con Cruciani, ma non no, so, guarda, ti è venuto in mente... Questo mi pare difficile, mi pare francamente difficile. No, sto pensando seriamente di cambiare orario, mi piacerebbe molto fare la mattina presto, però sono molto combattuto perché io poi non sono uno che finisce il programma alle 10 e va a dormire a casa. Ma perché la mattina presto? Perché per 2 motivi, primo perché mi piacerebbe fare quell'orario, perché
Io quando arrivo alle 10 devo pensare io, a... Io non so tua moglie come la sta prendendo questa cosa. Ma lei si alza presto, quindi non avrebbe problemi, credo. Ah, magari bene. Potrebbe essere un problema che io torni a casa presto, quello sì. Perché mi piace l'idea di avere davanti un foglio bianco completamente vergine, quindi poter affrontare qualunque tipo di argomento, mentre spesso alle 10 di mattina sono comunque costretto a stare attento a quello di cui hanno già parlato quelli prima di me, sia Fabio che il trio. E poi anche perché sento un po' il bisogno di cambiare, di rinnovare, no? Non voglio diventare scontato, cioè, che ne so, l'altro giorno ho fatto l'intervista a Vasco Rossi, che è venuto nel mio programma. Bellissima, sono stato molto contento, lui mi ha chiamato nel pomeriggio, era molto contento, però io Vasco l'ho intervistato credo 20 volte, cioè ogni 2 anni lui fa un disco, viene, facciamo questa intervista bellissima, pensa quello che pensa lui che da 20 anni, ma lui forse neanche se ne accorge, sai. E ce n'ha 70, quanti ce n'ha? No, no, perché cioè, no, gliene fanno talmente tante in poco tempo che... il giubbotto di pelle, sale poi, sul palco... Poi diciamo la verità, cioè, ha un rapporto, sicuramente con Linus ha un rapporto particolare, però in quei giorni diciamo fa 40 interviste... Sì, lui lo portano fuori, in 2 giorni deve fare davvero 10 interviste in 10 radio diverse, perlomeno con me si sente un po' più tutelato perché ci conosciamo veramente da quasi 40 anni. Però insomma questo schema ripetitivo per cui un anno viene Vasco, un anno viene Ligabue, sai che loro si alternano nella pubblicazione dei dischi e nei concerti, e poi arriva Giovanotti, e poi arriva Cremonini, e poi arriva... cioè sembra veramente un teatrino, no? E mi piacerebbe trovare il modo per spezzare un po' questa routine, perché va avanti da tanto tempo. Al tempo stesso è un programma che ha un così grande successo che come si fa a dire lo cambio? E quindi in questo momento sono un po' combattuto per questo. Insomma. Hai le stesse... Io ma lui è giovane. Gli stessi dubbi. Io sono tormentato per... Io sono tormentato per definizione, dunque sì, cioè, no, non le sue, perché mi sono affezionato anche da, io sono molto conservatore dal punto di vista della mia vita, cioè non sono uno che ama molto i cambiamenti, per cui mi sono affezionato alla sera, al drive time, alla gente che è in macchina e chiama, per cui è un modello che mi piace. Avrei difficoltà adesso sinceramente a organizzare un'altra fascia oraria, perché mi piace la fascia oraria delle persone che ritornano. L'anticiperei, quello sì. No, ma al di là della fascia oraria, proprio come modello di trasmissione, come format. Il nostro format è fatto di telefonate, di personaggi, di freak, di scontri, di polemiche, di notizie, spesso, perché poi uno trascura il fatto che credo che sia la trasmissione radiofonica che ha prodotto più notizie negli ultimi, credo, 5-6 anni. Però poi adesso non me ne frega nemmeno più troppo delle notizie. È fatta di tante cose, anche di nervosismi, anche di se vogliamo, in alcuni momenti anche di cose che potrebbero fare un po'... Recentemente ho fatto un esperimento, ho parlato di flatulenza una sera, ho parlato di come la vita... ho parlato per 20 minuti, ho parlato per 2 ore e mezzo di queste, ho parlato di, che può sembrare strano, di come una coppia può sopportare le flatulenze dell'altro, uno. E voi vi sorprendete? No, vorrei sapere solo da dove sei partito. Sono partito da uno di questi sondaggi che escono ogni tanto, sai, che io non ci credo a nessuno di questi sondaggi che sono fatti apposta e commissionati da qualcuno per poi essere comprati. Uno di questi decine di sondaggi che ci sono, che diceva che la vita di coppia era più, come dire, due persone erano più intime se la scoreggia veniva fatta, la flatulenza veniva fatta libera, diciamo, no? Allora. Sono stato il giorno dopo, quello che è successo in quell'ora, ora e mezza, per me è stato straordinario. David, che credo che sia qui da qualche parte, era abbastanza attonito di questo, avendo lui, come dire, la sua linea era questa: quando io vado in bagno, anche solo, anche quando c'è, ci sono delle persone, diciamo le persone che vivono con me, le mie compagne eccetera, io di solito apro comunque un rubinetto per non far sentire il minimo rumore. E così via, insomma, ci sono stati racconti più vari di ascoltatori eccetera, e devo dirvi la verità che se devo giudicare il numero di ascoltatori che ha chiamato, che ha mandato messaggi su questo argomento per vari giorni successivi poi e altri argomenti, dovrei parlare ogni giorno di questa roba qui, cioè questo era il mio metodo di giro. Per cui adesso dove siamo partiti? Perché no, però volevo aggiungere una cosa. Tu prima... Siamo partiti se volevi cambiare qualcosa del tuo format. Siamo arrivati alla secondo me, in entrambi i casi,
noi non abbiamo un format, nel senso che il format siamo noi, cioè io faccio un programma che mi rappresenta molto e lui fa la stessa cosa, credo. Sì, sì, è vero, è questo. È un format. Sì, il format, il format sono i personaggi, il format sono quello che diciamo. Voi non avete avete una scaletta minima, però, cioè avete, quando dovete preparare la trasmissione, no? No, no, anzi io ho una scaletta anche abbastanza rigorosa che mi diverto a scrivere io stesso col mio monodito al computer, perché mi piace che quello di cui parlo sembri uscire in maniera, come dire, spontanea e casuale. Ah, ma avete visto che? Ma in realtà io ho bisogno che le singole cose di cui parlo seguano un ordine più o meno prestabilito. Poi il come ne parliamo, quello che diciamo, è assolutamente libero. È chiaro che facciamo un po' di brainstorming prima, si fa un po' di approfondimento, si fa un po' di ricerca, però ho bisogno di avere una serie di punti fermi sulla scaletta, anche perché a volte servono dei contributi registrati che devi comunque preparare, non è che possono saltare fuori all'improvviso, e poi perché è importante avere un percorso proprio. Io mi faccio tutto un lavoro di bricolage, consumo chilometri di scotch e di carta perché mi segno tutte le cose sul banco. Mi serve avere appunto il percorso per poter poi su quello giocare. Nicola, per esempio, di tutto quello che io preparo non sa praticamente nulla, perché il suo ruolo è quello di pasticciare, cioè io vado dritto e lui ricama, e lui colora, e lui aggiunge. E questa divisione dei ruoli, devo dire, è anche molto importante, no? Perché a volte ci sono delle coppie che non funzionano perché sono troppo equilibrate. In realtà è come andare in macchina, uno guida e uno sta di fianco, non si guida in due, ci sono dei ruoli precisi. È così, la mia battaglia quotidiana è quella di avere David a disposizione, questo è il punto, perché facendo altri lavori e avendo una vita piuttosto frastagliata, diversa dalla mia, il problema è quello di trovare il tempo di pensare ad alcune cose insieme, perché forse al contrario della tua trasmissione io ho bisogno di condividere alcune cose, almeno di decidere 4-5 cose. Poi qualcuno ogni tanto ci chiede: ah, ma cavolo, questa cosa come ve la siete preparata? No, guarda, ti assicuro che non ce la siamo preparata, zero. Però io adesso da un po' di anni registro molte cose prima, alcune cose cerco di costruirle, perché per me la radio non può essere solamente diretta e basta, va costruita anche prima. Noi potremmo permetterci di andare in diretta, fare ascoltatori, e comunque verrebbero delle belle trasmissioni lo stesso, però c'è bisogno ogni tanto di costruire qualcosa prima, di registrare, a parte gli scherzi ovviamente o altre cose. Per cui io ho una scaletta, ma in realtà organizzo i quarti d'ora a secondo, sai, probabilmente la permanenza d'ascolto del suo programma è un po' più lunga. Cioè, chi si mette ad ascoltare Linus e Nicola alle 10 può restare anche un'ora a restare una trasmissione. Per cui lui ha bisogno di cambiare molto. Io paradossalmente potrei a un certo punto ripetere le stesse cose che ho fatto all'inizio, ma proprio anche tagliare un programma e rimetterlo lì, e probabilmente non so quante persone se ne accorgerebbero. Sono molto combattuto anch'io su questa cosa qua. Spesso bisognerebbe ripetere, perché se ci sono delle cose che tu pensi che funzionino e le metti alle 6:30, non si capisce perché non le puoi mettere alle 8:30, quando sicuramente quello che è stato alle 6:30, chi l'ascolta alle 6:30 non le ha ascoltate, cioè non c'è più e ci sono altre persone, certo. Per cui anche qua, insomma, Linus, ma nella radio, nei programmi radiofonici oggi funziona ancora il format, quello appunto che ci sono due conduttori che mandano le canzoni, che però si fanno qualche battutina tra di loro e poi mandano un'altra canzone ogni 2-3 minuti? Sì, a guardare oppure, i numeri. Oppure funziona di più una coppia che fa appunto informazione, intrattenimento e musica? È un equilibrio abbastanza precario, è chiaro che cioè una radio musicale può diventare anche una radio proprio di informazione, avere dei talk all'interno? Gli ibridi secondo me non pagano mai. Quello che funziona adesso sono le due estremità, cioè le radio in cui la musica ha un ruolo predominante e in cui i conduttori hanno un ruolo praticamente di vigile urbano, cioè come se ogni due canzoni salissero sul loro strespolo e smistassero il traffico. Lo fanno dicendo una notizia o raccontando una curiosità, però è una cosa molto molto leggera, molto light, di cui non rimane niente. Però evidentemente c'è una grossa fetta di pubblico che non vuole essere, come dire, violentata, e a cui va bene questa cosa un po' rassicurante, un po' Rai 1 se vogliamo, no? un po' ovattata.
Beh, insomma, la maggior parte delle grosse radio italiane fa così, ma in verità fanno così la maggior parte delle radio in tutto il mondo, perché poi c'è questa cosa curiosa che le radio italiane sono le uniche ormai rimaste ad avere ancora voglia di fare. Le altre radio nel resto del mondo sono inesistenti, no? Io sono cresciuto con il mito delle radio americane. Quest'estate ero in vacanza con la mia famiglia in America, vado a Los Angeles e sento la leggendaria Kiss FM o Z100, non mi ricordo mai quale è una e quale l'altra, ma è imbarazzante, una roba, soltanto musica per bambini con dei DJ sfigatissimi, anche tecnicamente pessimi. Eppure ci sono dei conduttori radiofonici che guadagnano, penso a Howard Stern. Beh, Howard Stern milioni ha tirato il pacco del secolo a Sirius 10 anni fa, quando, grande pacco, quando hanno lanciato le radio satellitari, che poi non hanno mai funzionato, ma lui nel frattempo si è messo in tasca decine di milioni. Ci sono poi delle radio molto politiche, molto parlate, Rush Limbaugh, questa gente qua, però è un altro tipo di radio, quelle sono radio molto, no, reazionarie, impegnate. Io per radio intendo sempre quella roba lì in cui riesce a convivere un po' di musica e un po' di personalità. Ecco, diciamo, prevalentemente le radio si fanno ancora, come dicevi tu, con un po' di notiziole. Quando il protagonista, il personaggio, comincia ad avere personalità, a quel punto ha talmente rilevanza sulla musica che la musica diventa veramente un contorno, quasi un'interruzione. Vogliamo fare... c'è qualcuno di voi che ha qualche domanda da fare? Sì, qualcuno ci sarà, dai. Sicuramente. Eccone, uno. Ciao, aspetta e porto il microfono, così almeno si sente. Posso parlare? Sì. Volevo fare a Linus come direttore artistico. Ho una curiosità. Sì. Vorrei sapere, se fossi il direttore artistico di Giuseppe, innanzitutto quali sono le cose che ti piacciono, che apprezzi, ma soprattutto mi interesserebbe sapere dove penseresti di intervenire per migliorare, o se c'è una cosa che proprio non ti piace della sua trasmissione, che vorresti cambiare. Ma guarda, in verità, sai, per quanto il programma di Giuseppe sembri un programma lontanissimo dagli stili di Radio DJ, Giuseppe è molto più Radio DJ come persona, come gusto, come stile, di molte persone che lavorano con me. E quindi io interverrei piuttosto sul clock del suo programma, perché mi sembra un clock abbastanza folle. Non voglio rompere le palle al mio collega che fa la direzione di Radio 24, che non c'è, tra l'altro. Ecco, per cui non rompo le palle a nessuno. Però se hanno quella scadenza, se hanno quei ritmi, se hanno quelle interruzioni, io non so quali siano i motivi, non voglio entrare. Però ogni volta che l'ascolto mi chiedo come mai un programma viene continuamente spezzettato in questa maniera, anche se poi, per assurdo, in questa follia c'è anche un po' di piacere sadico, no? Cioè, se sei veramente attirato da questa cosa con così forte personalità, magari aspetti con più attenzione anche che ritorni, no? Se fosse più normale, chissà se la gente rimarrebbe così attaccata. Guarda, io farei con lui quello che faccio con i miei artisti, cioè io non faccio niente, nel senso che sono molto attento nel decidere chi deve andare in onda e dove, ma una volta che va in onda, a meno che non faccia qualcosa di macroscopico, io spesso mi devo mordere la lingua per non intervenire, perché credo che un artista debba essere se stesso, se vuoi tirarne fuori il meglio. Se lo devi condizionare e farlo diventare qualcos'altro, probabilmente finisci con lo snaturarlo e si entra in un conflitto senza... cioè, se Fabio Volo va bene con anche le cose che non vanno bene, perché comunque non puoi pensare che Fabio di colpo, invece che mettere la musica dei morti che gli piace tanto, si metta a mettere musica da discoteca, no? È una battuta che fra di noi facciamo, non vi preoccupate. Io lo dico, penso che io lo dica in faccia. No, per cui non... se mai un giorno io dovessi decidere di prendere Giuseppe e portarlo a Radio 24, a Radio DJ, e lui fosse così pazzo da accettare, non gli farei fare un programma diverso da quello che fa. Beh, magari gli cambierei un filo la cornice, ma il senso, le scarpe, centro... gli cambi, no, le scarpe, scarpe no, perché è la cosa che ci accomuna di più, insomma. C'è qualche altra domanda? No, mi avvicino, fino a là. Grazie. Una domanda per Linus. Per il discorso di questi programmi radiofonici attuali che hanno una forte caratterizzazione per gli interpreti, per i DJ, per gli speaker, vorrei sapere
cosa ne pensano i musicisti, che potrebbero esserne penalizzati. Già, poverini, non vendono più un disco da anni. Ora, questo genere di trasmissioni gli fa anche un po' di terra bruciata. Cioè il fatto che noi mettiamo meno musica? Che fa da contorno, come hai detto tu, che la musica è relegata un po' a... Però, ti faccio un esempio, io comunque, anche se metto pochi dischi, sono uno dei pochi che mette delle cose italiane che la maggior parte delle altre radio non mettono, perché comunque cerco di fare comunque un, come dire, un, non dico un minimo di ricerca perché sarei presuntuoso, ma sono un po' al di fuori dagli schemi ripetitivi dei principali network, che ne so, il disco di Bersani piuttosto che il disco degli 8 Ohm, piuttosto che il disco di Giovanardi, li metto io, ma RDS, RTL, 105 non li mettono, perché? Perché sono, boh, non lo so, non mi interessa, sono fatti loro, insomma, per cui secondo me non è tanto penalizzante. E poi comunque, sai, noi di mestiere facciamo la radio, non siamo al servizio di nessuno, perché poi quando le cose vanno bene non è che quelli poi vengono da noi e ci dicono grazie, no? Quindi c'è lei che sono due ore che tenta, la ragazza con la camicia bianca di fronte, guarda. Ah, ce n'è uno là. Ah, sono già io? Bene, okay. Ciao. Ascolta, ascoltando questa conferenza interessantissima, mi è parso da spettatore che parliate ancora della radio come di una cosa che viene ascoltata prevalentemente in macchina, ok? Quindi anche a livello di fasce orarie, eccetera, eccetera. Ora, io ho, vabbè, mi hanno affidato, hanno avuto l'incoscienza di affidarmi un programma in una radio locale. Andiamo in onda il mercoledì sera alle 9, abbiamo iniziato 2 mesi fa, immaginati quanta gente ci può ascoltare, c'è anche la Champions, figurati. Però abbiamo un target molto definito e vedo, noto che spammando anche molto sui social e cercando di farci conoscere, la gente inizia ad ascoltarci anche, noi andiamo in onda in Versilia, però iniziano ad ascoltarci in streaming in tutta Italia, ovviamente i numeri irrilevanti, però magari la persona che si connette dalla Sicilia c'è. Qual è il punto? Non pensate che possa, specialmente per le nuove generazioni, riuscire a consolidarsi una sorta di usanza a stare al computer e ascoltare la radio in sottofondo, in streaming, perché alla fine non c'è più la necessità di collegarsi alla TV, di accendere la TV per vedere la serie TV, te la guardi quando ti pare, e la maggior parte di me, dei miei amici, dei miei coetanei, vediamo che quasi tutto ciò che facciamo lo facciamo al computer, cioè perdere tempo sui social, leggere, informarsi, eccetera, e la radio fa da sottofondo molto meglio che la televisione. Quindi io ingenuamente credo che ci sia un potenziale per la radio ancora inesplorato. Grazie. Ti rispondo io, poi facciamo parlare anche Giuseppe. Secondo me è già così, nel senso che quando l'indagine chiede all'ascoltatore che programma hai sentito, non ha importanza attraverso quale device, come si dice, lo abbia raccolto, ma semplicemente se l'hai sentito. Credo che in questo momento nelle due fasce del drive time, mattina e sera, ovviamente stravince l'autoradio, ma per il resto della giornata, tolta la radiolina in bagno per poter permettere lo show di prima, quasi sempre chi ascolta la radio in ufficio lo fa attraverso comunque lo streaming del computer, molto spesso lo si fa col telefono, e sempre di più sarà così. E questo è interessante perché ci permetterà di raggiungere un pubblico molto più giovane che negli ultimi anni magari dalla radio si è un filo staccato. Ed è uno dei motivi per cui, per esempio, io ho sempre creduto poco, e lo dico non perché rilevazioni, non perché non siano importanti, credo che rappresenti poco il pubblico radiofonico, cioè il pubblico radiofonico è cambiato moltissimi anni, appunto per la presenza di quello che dicevi tu prima, e probabilmente è un qualcosa che ancora non viene rilevato, e che secondo me, se fosse rilevato, avremmo molte sorprese da questo punto di vista, per cui è una cosa che già avviene. Poi sai, il problema del drive time la sera, l'ascolto in generale e l'attenzione del pubblico verso lo strumento radio, è evidente che dalle 7:30 di sera, 8 di sera in poi declina, e quello penso sarà sempre così, cioè non potrà cambiare, perché è normale che le persone dentro casa oggi nel 2015 non mettono la radio ma accendono la televisione, e dunque c'è una naturale evoluzione dell'ascolto radiofonico, cioè fatto di curve eccetera, che non è mai finito, che tranne rare eccezioni non si è mai modificato.
Prego. Sì, buonasera. Fate qualche domanda meno tecnica, su, se no ci rompiamo. Sono Benedetta dell'Associazione Radiofonici Universitari Italiani, quindi Linus, se hai bisogno di nuove leve o di personale puoi attingere tranquillamente al nostro gruppo. No, io avevo una curiosità, c'è qualcosa che il Linus artista vorrebbe del Cruciani artista e viceversa, c'è qualcosa che il Cruciani artista vorrebbe del Linus artista? Beh, ovviamente ognuno invidia agli altri quello che non ha, per cui io magari invidio a Giuseppe una forma di spregiudicatezza. Io sono un ragazzo timido, un po' cresciuto, ma rimango comunque una persona abbastanza riservata. Poi magari quando sono in radio col microfono e sono completamente a mio agio, ho il mio reagente chimico Nicola di fianco, divento effettivamente un'altra persona, però difficilmente potrei essere così aggressivo come nel suo caso. Magari poi, se anche avessi questa caratteristica, rovinerei quell'altra che ho di buono e quindi verrebbe fuori un pastrocchio assolutamente inefficace. Però sì, diciamo, quello che gli invidio è questa grande sicurezza che almeno apparentemente lui ha, insomma. Che cosa? È una confezione generale di un che innanzitutto aver trovato una chimica, direi quasi, non so, poi sicuramente non sarà così, però tra lui e Nicola, che ha pochissimi elementi di, come dire, di imperfezione tecnica, perché ecco, gli invidio il fatto di avere Nicola al fianco. Per molti anni io ho avuto il format era io in uno studio e David in collegamento, ed era un format che poteva funzionare, nel senso che anche la sporcizia di un collegamento faceva la trasmissione. A un certo punto ho sentito il bisogno invece di avere una persona molto più vicina, perché poi la radio non è mai la stessa, cambia di anno in anno il modo di fare. Lui è da 40 anni che fa la radio, se non cambiasse ogni anno delle cose probabilmente sarebbe già annoiato da tempo, per cui ogni volta che si entra dentro un portone, il portone della tua radio, che magari vedi da 10 nel caso mio, nel caso suo da 30 eccetera eccetera, è vero che dici cazzo sono sempre nello stesso posto. Però poi ogni giorno fai qualcosa di diverso, hai a che fare con argomenti diversi, con cose diverse, dunque questa è la diversità. Ecco, nel mio caso sento oggi il bisogno di avere una persona più presente dal punto di vista radiofonico accanto. Ecco, quello che sicuramente invidio di Jai Chiama Italia, ma in generale di quel prodotto, è una perfezione artistico-tecnica, una confezione che non ha da quel punto di vista sbavature. Adesso io questo oggi lo sento come un'esigenza. Prima avrei detto è una delle trasmissioni troppo perfette, troppo precise, non mi piacciono, ed effettivamente un po' è ancora così, cioè non mi piace, mi piacciono a me le cose un po' sporche, mi piace la linea che cade, l'ascoltatore che butta giù, quello che non si sente, ogni tanto fa un po' radio, ma non è una cosa voluta, perché effettivamente è la vita. La vita non è perfetta, la vita è fatta di asperità, di montagne, di cadute, di moccoli tirati, di baff, cioè la vita è così. Ecco, io ho voluto sempre portare la vita di tutti i giorni alla radio, che è fatta di tante cose, anche di imperfezioni. Ecco, queste imperfezioni che ci sono adesso cerco invece di portarle un po' più a posto. Noi abbiamo un sacco di imperfezioni. La caratteristica dell'imperfezione, ma soprattutto del fatto di variare continuamente. Persone accedono agli studi, stanno in radio, in università per 3 anni, 6 anni, 5 anni, a seconda di quanto tempo studiano, e si è sempre diversi. È un continuo cambiamento. Ma sai che cos'è? Le radio universitarie sono state una grande novità degli ultimi anni. Quello che mi domando, ed è molto positivo, però c'è un problema: non hanno mai prodotto, non so perché, non hanno mai prodotto negli ultimi anni, nonostante un'esplosione di radio, di persone che ci lavorano, che è incredibile, non hanno prodotto uno speaker radiofonico o comunque una persona radiofonicamente accettabile per un network nazionale. Io non mi ricordo un caso, insomma, recente di una persona che viene da quel mondo lì, ma questo non lo dico perché probabilmente poi le persone fanno scelte diverse, studiano, per loro fortuna studiano. Sta dicendo due. Sì, insomma, sto dicendo, però il numero di persone che lavorano, il numero di radio che sono state create non è adeguato al numero di persone che poi sono entrate in grandi sì, network. Credo che il motivo sia legato a due fattori: uno, l'età, perché quando uno lavora in una radio universitaria ovviamente è molto giovane, e per radio si diventa bravi qualche anno dopo, ma non perché sia obbligatorio, è perché è la vita che ti riempie il serbatoio di cose da dire che a 20 anni non puoi avere.
Il secondo è che il corso, diciamo, universitario di una radio dura 2 o 3 anni e quindi non è comunque un periodo sufficiente per formarsi. Poi magari manca anche qualcuno che abbia l'esperienza per insegnare davvero. Quindi sono una buona palestra per cominciare, ma è veramente il primo gradino. Però è l'importante che ci sia. Due domande. Una per Cruciani, se non pensa di essere un fomentatore di animi. Fomentatore di animi? Sì. Non ho capito bene. Fomentatore. Sì. Una per Linus, più buona, se pensa che la Juventus ce la faccia a vincere il triplete. Tu devi sapere che ho scoperto oggi che lui è della Lazio, capito? Aia. Adesso l'ho scoperto un'ora fa proprio. Che c'è la partita? 8 e tra mezza. Un'ora, tra 40 tanto minuti. Tra 8 minuti, via tutti. La domanda per me qual era? Se la Juventus ce la farà a fare cosa? Se ce la fa, guarda, io stamattina in collegamento con Zazzaroni e Caressa ho pronosticato un 2-2, siccome sono un po' come Padre Pio in questi ultimi giorni, profumo di violetta e tutte le previsioni le ho azzeccate, sarebbe bello che finisse così, tanto per noi non cambia nulla in termini di campionato e per la Lazio potrebbe essere anche gratificante, perché in effetti se lo merita, perché sta facendo delle cose pazzesche proprio. Fomentatore di animi, non lo so, certamente ci sono dei toni un po' forti spesso che ci sono, che escono fuori. Recentemente ci hanno accusato sul Fatto Quotidiano di avere anche un commentatore abbastanza autorevole accusato. Ci ha fatto tutta un'analisi sul fatto che delle persone chiamavano per dire sì, quello che ha sparato a Milano al Tribunale in fin dei conti qualche ragione ce l'aveva. Non ha fatto bene, perché ovviamente uno non può dire che ha fatto bene, però qualche ragione ce l'aveva, i fallimenti, l'economia, eccetera, eccetera. Ora, raccogliamo anche questo, è vero. Devo dire che per quello che riguarda quel caso lì, per fortuna oggi ho incontrato Beppe qui in giro, che mi ha difeso, ci ha difeso, non è che ci fosse bisogno di difenderci, in una trasmissione da Lilli Gruber, dicendo, dove si parlava anche di questa cosa, perché in una radio nazionale qualcuno è intervenuto a difendere, a dire qualche ragione per ammazzare 3 persone ce l'ha avuta. Noi abbiamo detto che stava dicendo delle stupidaggini, molto semplicemente, per cui fomentatore di animi, certo, quando si cerca di tirare fuori dalle persone quello che pensano, io cerco sempre di fare in modo che le persone dicano quello che pensano e non sia una passerella inutile, formale, di un'intervista, tra virgolette, istituzionale. Quando tu inviti uno della Lega, gli devi far dire che i Rom sono terribili, che bisogna sotterrarli e stridolarli nella cosa. Se magari lo pensa, se non lo pensa cerchi di farglielo dire, ma non perché lo condividi, ma ci sono 2 piani, quello che uno condivide e quello che uno cerca di tirar fuori. Se questo è fomentare gli animi, può ma darsi. se dicono delle cose su qui? Come? Sono qui. Dov'è? Sono diventato se dicono certo. Delle cose inesatte? Su? Si dicono delle cose inesatte, ad esempio sui Rom. Ma le cose inesatte, sai, la radio, l'informazione, eccetera, le cose inesatte. Noi non facciamo un programma di informazione perché dobbiamo dare delle notizie, cioè facciamo un programma di opinioni. Le opinioni di per sé, quando sono molto parziali, si basano sempre su dati, se vogliamo, inesatti, o su una parte di dati, cioè se vogliamo, su una parte di verità. Per cui informazioni inesatte, quando io so che un'informazione è inesatta lo dico, quando non lo so e non posso giudicare lascio che sia detta, e questo è un mio difetto, ma sai, noi occupandoci di un sacco di argomenti non è che possiamo essere informati su tutto al 100%. Vabbè, guardando un po' all'esperienza delle radio universitarie, da universitaria che fa l'esperienza della radio locale e non quella universitaria, sicuramente ciò che diceva Linus, ovvero il fatto che comunque ci manca una scuola, questo anche nelle radio locali, perché spesso ti mettono davanti a un microfono e va on air e dice vai, andate, provate a dire qualcosa. E non è così semplice per un ragazzo di 24 anni, probabilmente dopo 10 anni che fa radio viene fuori la personalità e impara a farla col tempo. A prescindere da questo, la domanda che vorrei fare a Linus è, parlavi prima di una linea dirigenziale che viene data alla radio, una linea artistica, poi lasci comunque quelli che sono i tuoi artisti liberi di agire. Ma com'è che si scelgono poi il tuo team di radio DJ? Com'è che scommetti su un artista rispetto che un altro, quando poi punti anche su personaggi come, non so, un Fede Lamari, un Vic, che comunque, ecco, rispetto a una Pina e Diego che magari vengono fuori in maniera ancora più forti, magari ci scommetti e poi? Non c'è una regola, non c'è un protocollo da seguire in questo caso, c'è semplicemente il gusto che puoi individuare, no? È come il lavoro, che ne so, di un profumiere o di uno stilista, adesso non saprei quale metafora utilizzare, però
come si fa a capire se uno ha il DNA, i cromosomi per portare avanti una storia che dura da tanto tempo? Ti affidi un po' al tuo fiuto, no? Cioè, oltretutto quello di cui potrei aver bisogno adesso, per esempio, è diverso da quello di cui potevo aver bisogno 5 anni, perché comunque la radio, come tutto, è una materia che cambia, e come abbiamo detto già in apertura di questo incontro, la radio di oggi, nel 2015, è molto diversa dalla radio del 2010, e quindi se io devo fare dei cambiamenti, se farò dei cambiamenti il prossimo anno, saranno sicuramente dei cambiamenti diversi rispetto a quelli che avrei fatto 5 anni fa, perché la visione che sto maturando in questo momento, ma che mi dice il mondo che sta intorno a me, è una visione ancora diversa. Credo che adesso, per esempio, per fare la radio come la intendo io, ci voglia molta più personalità ancora, molta più profondità ancora. Non basta più arrivare in radio un quarto d'ora prima e avere una bella voce ed essere simpatici, come qualcuno purtroppo ancora crede che si possa fare. Io, prima di diventare direttore della radio, facevo già il programma della mattina alle 10, abitavo fuori Milano, da casa mia alla radio ci volevano mediamente 40-45 minuti di traffico, quindi qualche volta ce ne volevano anche di più, ma io ricordo con terrore e anche grande imbarazzo che il mio programma cominciava alle 10 e io mi alzavo alle 8:30. Mi alzavo alle 8:30, alle 9 assonnato salivo in macchina, alle 9:50 più o meno io arrivavo in radio, e spesso le cose che dicevo alle 10 erano le prime cose che dicevo in assoluto, perché comunque non avevo ancora parlato quasi con nessuno. E pensa quanto ero imbecille, perché comunque era già Radio DJ, era la Radio DJ di Fiorello, già era già la Radio DJ del DJ Time di Albertino. Certo, in quegli anni, come dire, l'esigenza dell'ascoltatore era molto più basica, no? Però quando qualcuno mi dice: ah, ti ascoltavo negli anni 90, eri bravissimo, io provo un grande imbarazzo, perché invece facevo cagare, cioè ero... Cioè, dicevo veramente... Guarda, non mi parlare di quanto facevo cagare io qualche anno fa. Che era una... recentemente ho risentito una roba che è diventata un po' di culto, che hanno rimandato, di Francesco Nuti, di una puntata di anni fa di un programma che facevo la mattina su Radio 24, in cui lui era pieno di psicofarmaci, e io ero in collegamento da Milano e lui era in uno studio a Roma. Venne e ho passato i 20 minuti più... surreali della mia storia radiofonica, in cui oggettivamente, non avendolo davanti, non sapevo che fare. Lui era, poveraccio, insomma, devastato per la sua vita personale, per quello che ha passato, eccetera, e parlava per monosillabe, diceva delle cose totalmente sconclusionate. Io ero combattuto se portare avanti questa cosa. Probabilmente adesso sarei stato molto più cinico, anni dopo, cioè 10 anni dopo, avrei, come dire, a distanza, non avendolo accanto, avrei portato avanti fino all'estremo questa cosa qua, ma non per... perché poi io gli dicevo: vabbè, chiudiamo. Lui mi diceva: no, non voglio, però se mi risento adesso mi faccio orrore, perché secondo me ho gestito malissimo quelle... Però, per esempio, per tornare alle radio universitarie, volevo dire una cosa. Quello che vedo io delle persone, per esempio, è la creatività, l'originalità. E recentemente mi è successo che mi hanno mandato degli audio di situazioni che avevano creato radiofoniche, e devo dire che le ho trovate, le ho mandate in onda, l'ho detto in onda, ed è sembrato assurdo ad alcuni della mia redazione dire: ma come, hai citato questi qua che sono di Radio Campus, non mi ricordo, che avevano fatto un'intervista straordinaria a uno spacciatore del Pigneto, in cui avevano parlato dei prezzi della droga al Pigneto, di come procurarsi la droga, se la droga era buona o no, ed era un'intervista, si parlava all'epoca della situazione di Luxuria, la droga al Pigneto. E l'ho trovato una cosa molto bella dal punto di vista radiofonico, e ne hanno fatte anche altre sul problema della prostituzione. Per cui la cosa che io guardo, adesso faccio anche il giudice, stranamente, in una cosa che si chiama RDS Academy, in cui in realtà lì il master di tutto è RDS, che ha un'altra impostazione, come prima ha detto Linus, in cui la personalità di chi conduce, non dico che non esista, perché poi non è vero che non esiste, però diciamo non è così preponderante. E io, nello scegliere, nel giudicare i ragazzi che vengono a fare questi provini per questo reality, sono combattuto, perché li sceglierei tutti, ovviamente, sulla mia sensibilità. Per cui ne hanno bocciato uno che era secondo me straordinario, un ragazzo di Modena, che poi adesso voglio risentire assolutamente, che secondo me aveva dei colpi di... era sporchissimo dal punto di vista radiofonico, ma aveva, secondo me, aveva fatto delle prove con dei colpi di genio, eppure non me l'hanno fatto passare. Per cui, vabbè... Insomma, niente, volevo aggiungere queste cose. L'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere qua. La ragazza che ha già il microfono in mano.
Buonasera. Io un paio di domande. La prima, quanto è ancora importante avere una bella voce? E la seconda, se secondo voi un programma pensato solo per essere mandato in podcast potrebbe funzionare? Secondo me, ti rispondo a tutte e due molto velocemente, noi siamo la dimostrazione che avere una bella voce non è fondamentale. Io non ho una bella voce, ho una voce che avete imparato, tra virgolette, ad amare, perché la sentite da quando eravate nella pancia di vostra mamma, ma la mia voce non è bella, è una voce sempre eternamente raffreddata, troppo piena di bassi, ho un'addizione che non è assolutamente corretta, si sente l'accento milanese, mi mangio le parole spesso, però è molto caratteristica e quindi è la mia voce ed è molto riconoscibile, è lo stesso della voce di Giuseppe, che è una voce un po' sporca, con un forte accento romano, però è la sua voce, è il suo modo di parlare. Negli anni 80, quando io cominciavo a fare la radio un po' più sul serio, era scoppiata la moda del corso di dizione e molti dei miei colleghi avevano fatto questi orrendi corsi. Dopodiché sono tutti finiti come DJ, perché più sei perfetto e meno sei, come dire, efficace. L'altra domanda era? Il programma in podcast. Il podcast, no, il programma in podcast è sicuramente uno delle, già adesso, una realtà importante per le radio e lo sarà sempre di più. Sì, sulla la voce, che hanno una voce, ragazzi, non posso, il microfono è questo, dammi questo un attimo. A me piacciono le persone che hanno una voce non perfetta, per cui non faccio testo da questo punto di vista. Delle altre voci mi piacciono quelle che hanno difetti che però non sono voluti, perché là molto adesso si gioca molto anche su questa cosa qui, cioè deve essere naturale, bisogna che si accenda qualcosa, io devo accendere la radio e sentire che una luce, sentire un qualcosa che mi attrae, che tu puoi parlare per 5 minuti, per 2, per 10, per 15, per 20, ma mi si deve accendere la luce, cioè ci deve essere qualcosa che mi trattiene, che mi fa rimanere lì. La chiave è tutta questa, per cui non esiste la bella voce, la voce brutta, esiste la lampadina, esiste il carisma. Sì, da questo punto di vista la radio è cambiata moltissimo. Prima probabilmente, insomma, io non sarei mai andato in onda e tuttora mi sentirei imperfetto per andare in onda in un altro format in cui magari sono costretto a parlare per 3 minuti con l'angoscia di lanciare un pezzo, di non salire sopra un pezzo. Adesso per esempio in questa cosa di RDS sono ossessionati da questa cosa qui. E io dico, ragazzi, sì, però poi non è che tutto deve essere organizzato in quel modo. I podcast, è un programma solo per i podcast, adesso francamente sì, si può anche provare, Non credo che in questo momento i podcast hanno avuto una grandissima, sono un metro di giudizio di quanto una trasmissione viene ascoltata e seguita, uno dei metri di giudizio, cioè il numero di podcast scaricati, eccetera eccetera, questo sì, ma un programma solo sì, si può anche fare, ma insomma i numeri resteranno sempre quelli limitati, non possono restare altri. Noi dobbiamo chiudere qui, purtroppo lasciare spazio a chi viene dopo di noi. Grazie a Giuseppe Cruciani, grazie a Linus, grazie a voi.